Oh, Vanderbilt nel quintetto. Oh. D'Angelo! Che bello essere pericoloso da 3, come il 99% delle squadre NBA. LeBron! Forse solo Vanderbilt in questo quintetto non è che sia una spada da 3, però almeno difende. Ehi Dio. Bello. E one. Tutti questi giocatori che tirano da tre potenzialmente, mi respiro proprio un'aria nuova, Dio santo. Mi piace Stadia, mi piace. Brandon. Sia mai che Brandon fa una partita da me contro di noi, una sola. LeBron. D'Angelo! D'Angelo! Sì, Vander. Ma quanto mi fanno godere queste rubate? Dio, Dio. Dio. Quanto mi fanno godere queste rubate? Dai, Beasley. Ne ho fiducia in te. Anche se la prima partita hai fatto cagare. Però io so che puoi fare grandi cose, Kiko. Che cosa ti fa male, Antonino Davis? Il piedino? Ti fa male il piedino quando lo appoggi giù? Mi farei incazzare, dai. Ah, perché schiacciando hai battuto il polso, invece. Per favore, dai. Dai, Antonino. Non ti fa insultare, dai. Bravo, sei uscito bene qua. Guarda sto rimbalzo dove va. E certo. C'è un po' di tutto, secondo me, in questo quintetto qua. Poi sì, entra lui, entra Cimura, c'hai Schroeder. Nel caso quando si riposa LeBron poi gioca col doppio play. E di è questo raga, e di è sta roba, e di è sta roba. Il problema è che poi quando inizia a sta bene inizia a fa stoppate, inizia a correre, inizia a fare, è lì che se deve fare un salto lo fa, se deve fare uno scatto lo fa e se fa male. Questo è Anthony Davis. Basta vedere quando gioca male Anthony Davis le statistiche che fa. Anche quando gioca male fa delle statistiche comunque ottime. Lo dico, a me sinceramente piace più Mo Bamba di Gabriel. Quindi boh, io vedo soltanto miglioramenti in queste ultime trade che hanno fatto i Lakers, vedo solo miglioramenti. L'unico giocatore che mi rode aver perso è Thomas Bryant. Cioè, vabbè, ciao, contro due difensori. Che bello, che bello. Tutti che tirano da tre. Bah. Questo è il momento nostro, quando siamo in vantaggio di una quindicina di punti, diciamo, vabbè, tanto è finita. Facciamo rientrare e riapriamo le partite. Noi siamo famosi per questo LeBron. Bello. Scherzato qua LeBron, è preso in giro proprio. Bello. Gran canestro. Seri? E giocatesi solamente Valanciunas contro Anthony Davis lì lontano dal canestro, dai. Sì, Vander! Comunque lì. Lì atleticamente sono mostri. Tu ce l'hai lì.
Non lo vedi? Dice, vabbè, non c'è. Cazzo, l'appoggi lì al tabellone, bam. L'NBA è una roba. Cioè, non lo vedi, non c'è. Quando tu l'appoggi, sta ancora qui. Cioè, arrivi là, tempo che lasci la palla. Cioè, non segnavamo da 4 minuti, dai. That was a good read. Yeah. Very nice read. And LeBron. For a guy that stands as tall as he does, and he gives it up to Malik. Amazed. McCollum Godo. Comes up with it, then they throw it away. Lakers have numbers. It's three on one. CJ may just give it up. One comes up È with it, then they throw saltato it away. Lakers have numbers. D'Angelo It's Russell. three on one. Vedi, CJ qua may just salta. give it up. Pensava che. And he does. Back on top. He's organizing. Here he's surveying. And he'll find Ingram. Ingram loses Vanderbilt momentarily and Mamma mia, scores. Ingram, ragazzi, che bello che è. Oh, contro Vanderbilt, è vero che qui allunga il braccio per tenerlo un po' distante. Però il canestro è stupendo. Cioè, io sta roba non le capisco. Cioè, riguardiamo l'azione, no? Io capisco che dentro lo smile non puoi andare in avanti, no? Mentre difendi, però come fai lì? Cioè, nel senso, se lui ti viene addosso, cosa fai? Cioè, capisci? Cioè, al replay si vede meglio, ma se io sto correndo verso il mio avversario e quello davanti a me, cioè il mio avversario mi viene addosso e poi tira qua. Cioè, che fallo fa Brown? Cioè, lui lo segue Brown, lo sta seguendo solo. È lui che va addosso a Brown. È Josh che va addosso a Brown. Ma si vede sempre sta roba, eh. Sta pensando troppo, Beasley. Sì, è D. È one. Stava la metto con l'audio, spero che già l'ho vista sta azione. They knock it away from AD quickly. Lakers out and running again. Stop and shoot. Yes, sir! D'Angelo! Mi espulso Josh. Doppio tecnico. Fallo, fallo. Era fallo, direi. Bellissimo. Poca roba per i cani comunque sta partita. Cioè, stanno a giocare in due. Lui e. Cioè, Brandon e McCollum. Ero curioso di vedere LeBron con questi nuovi Lakers. Bella, bella, bella squadretta, mi piace. Molto più sensata rispetto a come era prima, senza dubbio. Con molto più tiro da tre, molta più difesa, secondo me. Per i play-in in realtà non siamo così distanti. Secondo me con LeBron, D'Angelo, Vanderbilt, eccetera, Beasley. Ci possiamo arrivare a playoff, raga, dai.